Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dopo l'impugnazione da parte del governo del piano rifiuti Abruzzo, non si fa attendere la risposta del sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che dopo aver attaccato le opposizioni se la prende con il comune di Pescara. Al fianco di Mazzocca, Legambiente e WWF, il servizio di Paolo Renzetti. Mazzocca, ieri ai nostri microfoni aveva parlato di fuoco amico, oggi in conferenza stampa ha parlato del comune di Pescara, un po' attaccato anche l'amministrazione Alessandrini, perché? Ma io ho riportato i fatti, ho detto che questo piano è stato concepito attraverso 9 tavoli di concertazioni, 44 assemblee pubbliche su tutto il territorio, c'è stato un periodo di pubblicazione del piano tipico e poi un periodo di pubblicazione nella VAS in cui chiunque poteva elevare delle osservazioni, delle proposte, delle critiche, delle richieste di modifica o integrazione e ciò non è avvenuto, almeno da parte del Comune di Pescara. C'è stata l'evidenziazione di una supposta criticità in ordine alle distanze troppo amplificate per un emendamento che fu portato in commissione, di certo non da me, e che ho cercato in qualche modo di mediare in sede di Consiglio regionale. Abbiamo appurato come c'è stato un ricorso da parte del Comune di Pescara l'8 di marzo. Nominalmente inviata anche a me, ma io non l'ho mai ricevuto perché è stata inviata a una mail diversa da quella mia e che gentilmente mi ha concesso nella giornata di sabato, tarda mattina di sabato, il sindaco Alessandrini, che evidenziava queste cose che sarebbero comunque riconducibili in una soluzione tecnico-amministrativa anche abbastanza agevole. Il problema è che, almeno per le mie informazioni ministeriali, il Consiglio dei Ministri, che non era assolutamente unanime a sposare tout court le decisioni dei funzionari del Ministero dell'Ambiente, ha avuto ovviamente, nel momento in cui ha preso atto di questo ricorso, come dire, lo strumento per dire vabbè, a questo punto non lo dicono solo i funzionari del Ministero dell'Ambiente, lo dice anche la principale città d'Abruzzo, per cui procediamo con l'impugnativa. Che cosa abbiamo portato in evidenza noi come Consiglio, come Comune di Pescara? Abbiamo portato in evidenza che la distanza degli impianti, dei centri antropizzati che si prevedeva di raddoppiare, l'abbiamo ritenuta incongrua perché mal si lega con una situazione impiantistica esistente su cui noi come sistema pubblico, vedi attivo, abbiamo fatto, diciamo, investimenti acquisendo appunto questi impianti e avviandoci, no, nel corso di metterli in funzione per l'uso pubblico. Quindi un problema esclusivamente di distanza. Mi sembra che invece la, come dire, legge regionale abbia avuto censure di diverso tipo e quindi penso che dobbiamo guardare le cose nella loro esatta prospettiva. Una fiaccolata per chiedere la verità sulla morte di Alessandro Neri, il giovane di 29 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco e trovato morto l'8 marzo a Fosso Vallelunga, nella periferia di Pescara. L'iniziativa si terrà a Pescara domenica prossima a partire dalle ore 19. Lo scrive su Facebook la madre del giovane Laura Lamaletto. Citiamo il post: vogliamo la verità perale, cammina con Ale domenica 25 alle ore 19. Ci vediamo alla locomotiva di Pescara e cammineremo per la verità di Ale verso Corso Umberto, Piazza Salotto, Nave di Cascella e ancora Piazza Salotto. Rapinato il bar Battistelli e ci spostiamo dunque all'Aquila. Due banditi con ascia e coltello hanno minacciato i clienti presenti. Si sono portati via circa 8.000 euro. Il servizio di Daniela Rosone. Sono entrati in due, armati di un'ascia e di un coltello, nella sala giochi Battistelli alla periferia dell'Aquila e sono fuggiti dopo aver preso circa 8.000 euro dalla cassa. La rapina è stata compiuta dalla notte, intorno all'una, quando il locale che si trova sulla statale 17, località Boschetto di Pile, era ancora aperto e c'erano i clienti. I due rapinatori hanno infatti minacciato i clienti presenti e con un'azione velocissima sono riusciti a portare via i soldi per poi dileguarsi nel nulla. Sta indagando la squadra mobile dell'Aquila, diretta dal dottor Tommaso Niglio. I poliziotti hanno ascoltato tutti i testimoni presenti e ora stanno visionando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza che si trovano nella zona.
Per la Procura della Repubblica dell'Aquila c'è il pubblico ministero Fabio Picuti. Cambiamo ancora pagina, ufficializzata la candidatura a sindaco di Teramo da parte di Gianguido D'Alberto, ex capogruppo PD all'opposizione nell'ultimo consiglio comunale. A sostenerlo sarà un comitato civico con un programma che punta sulla discontinuità rispetto alle vecchie logiche politiche, un civismo nobile che richiama tutti al senso di responsabilità. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Gianguido D'Alberto si candida a sindaco di Teramo. Ex capogruppo del PD nella commissariata amministrazione comunale guidata dal noto modello Teramo di centrodestra, oggi si presenta alla città ufficialmente, sostenuto da un nutrito comitato civico che vanta personalità nel mondo della cultura, del commercio e delle professioni. Non ci sarà candeggina che tenga, chi ha distrutto Teramo negli ultimi anni non troverà posto per nessun accordo con noi, tuonano di concerto i sostenitori di D'Alberto sindaco. E aggiungono, in questa città la priorità non sono le buche stradali, piuttosto capire dove portano le strade da aggiustare. Qual è la novità del vostro progetto? Innanzitutto la richiesta, non un'autocandidatura, ma una richiesta che viene da un comitato promotore che ringrazio, rispetto al quale mi sono dichiarato disponibile, ovviamente però sulla base di determinati presupposti, perché mi interessa più il progetto piuttosto che l'essere il candidato sindaco a prescindere, perché non è questa la strategia credo vincente, ma non funziona così. È una candidatura che in realtà viene da lontano perché segue 9 anni di attività amministrativa concreta, costante, ininterrotta al Comune di Teramo, di opposizione ad un sistema di potere e di governo che ha affossato questa città fino a portarla al commissariamento. Ecco, sulla base di questi presupposti io do la disponibilità alla costruzione di un progetto che abbia una caratteristica, una discontinuità netta, reale rispetto al sistema di sgoverno, dico io, che è stato messo in campo in questa città. Ma tra liste e candidati sindaci sfioriamo la decina, il caos politico è senza precedenti. Lacerazioni all'interno del centro-sinistra e del centro-destra fanno immaginare un unico scenario, la vittoria dei 5 Stelle. E lo sa bene anche Gianguido D'Alberto. Guardi, io dico questo, ho apprezzato molto l'azione del presidente Di Sabatino e anche l'umiltà con cui si è approcciato anche dopo le elezioni del 4 marzo a un percorso di dialogo su un tentativo che è quello di mettere insieme forze civiche e politiche. Io non ne faccio una questione tanto di carattere strettamente politico, penso che si debba partire dal civico per mettere insieme, e questa è un'azione che dobbiamo mettere in campo tutti, ma rispetto alla quale io ho dato una disponibilità a lavorare, mettere insieme le forze civiche e politiche che però abbiano una connotazione, che abbiano la forza di confermare l'azione di opposizione, cioè di ripartire dal contrasto rispetto ad un sistema di potere che è stato messo in campo. Scadrà tra una settimana il termine per il ritiro delle dimissioni per il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis. Il primo cittadino ha incontrato esponenti di gruppi civici, ma l'ago della bilancia sembra essere l'UDC, che però, secondo l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio, non tradirà il patto elettorale e non sosterrà l'amministrazione De Angelis. Vediamo. Il futuro amministrativo della città di Avezzano al ritmo delle lancette d'orologio, lancette che scorreranno inesorabilmente fino all'ormai famigerato giorno del 27 marzo prossimo, termine ultimo per Gabriele De Angelis per ritirare le dimissioni da primo cittadino. Si cerca, lavorando alla luce del sole e delle finestre di Palazzo Città, di ricostituire e ricostruire i pezzi di una maggioranza disgregata dalla sentenza del Consiglio di Stato giunta il 19 febbraio scorso. Questa volta De Angelis ha incontrato in comune i civici per fare il punto sulla sua coalizione interna, in parte lontana dalla casacca politica del centrodestra. Sto ascoltando e mi sto confrontando con tutte le delegazioni delle componenti che fanno parte del Consiglio, ma vedo un atteggiamento molto costruttivo da parte loro. In fondo dobbiamo confrontarci intorno al programma che abbiamo presentato noi, poi qualche aggiustamento mi è stato già proposto e lo ritengo anche fattibile e intelligente, poi faremo una quadra nei prossimi giorni e vedrò se il tutto sarà presentabile agli occhi della città.
Sull'altra sponda amministrativa della città avezzanese c'è l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio, che parla di un'intesa di ferro con l'UDC, rappresentata a livello cittadino dal segretario Leonardo Rosa. Due forze dalla stessa parte, unite per fare il bene della città, secondo quanto affermato ai nostri microfoni proprio da Di Pangrazio. Io sono convinto e sono certo che l'UDC non tradirà mai me, non tradirà mai la coalizione, non tradirà mai i cittadini di Avezzano, che hanno riconosciuto una maggioranza diversa da quella di De Angelis, una maggioranza dove vede come attore importante gli uomini dell'UDC. Quindi su questo ne sono certo. Ritengo che l'UDC sono delle persone serie, che non tradirebbero mai, anche perché sono delle persone esperte, non tradirebbero mai il voto dei cittadini. E su questo tema prosegue la polemica, che si infiamma ulteriormente con ulteriori dichiarazioni del sindaco De Angelis, che dice c'è un solo freno alla ripartenza di Avezzano ed è lo stesso ostacolo che la città ha travolto 9 mesi fa, Gianni Di Pangrazio, l'ex sindaco bocciato dagli elettori. Sinora ho subito attacchi e ingiurie senza rispondere alle innumerevoli provocazioni, ma ora basta. La verità è che Di Pangrazio non vuole che si ricomponga una solida maggioranza di centrodestra e il suo vero obiettivo è far cadere l'amministrazione. Il motivo è semplice, spiega De Angelis: non potrà fare a meno di sostenere il fratello alle prossime regionali, ricandidato per la terza volta col PD, e un'amministrazione sostenuta da Forza Italia, UDC, Lega e Civici, in grado di ben amministrare, gli complicherebbe non poco i piani. Forza Italia chiede le dimissioni dell'amministratore di Attiva Papa per una gestione degli ultimi tempi negativa sul fronte della Tari, ma anche su quello dei lavoratori. Vediamo. Antonelli, nelle ultime ore lei, Consiglio Comunale, ha chiesto le dimissioni dell'amministratore unico di Attiva Massimo Papa. Perché? Ma intanto l'intero centrodestra l'ha chiesto, l'intera opposizione centrodestra in Consiglio Comunale ha ritenuto che nel corso degli ultimi mesi in particolare ci siano state svariate attività assolutamente censurabili e criticabili da parte nostra, ma non solo da parte nostra, anche da parte di tanti consiglieri comunali di maggioranza. Faccio riferimento al piano tariffario della Tari per il 2018, che era completamente sballato e che siamo stati costretti a rifare da capo in Consiglio Comunale. La vicenda delle assunzioni 2 giorni prima della sentenza della Corte d'Appello, che ha messo di fatto in mezzo alla strada 18 lavoratori con le rispettive famiglie, e questa era una cosa che si poteva tranquillamente evitare, e poi anche il tentativo di non pagare gli stipendi del mese di febbraio a quegli stessi lavoratori, generando un problema di carattere sociale, conflitto in Consiglio Comunale che non si è potuto neanche tenere lo scorso 15 marzo. Insomma, una gestione complessiva che dal nostro punto di vista merita di essere censurata, e in quanto censurata anche di immaginare un percorso che porti alla sostituzione dell'amministratore unico, le cui attività francamente insomma non possono essere ricondotte a una valutazione positiva da parte del Consiglio Comunale. Assessore Paola Marchegiani si è schierata però al fianco dell'amministratore di Attiva, dicendo che ha lavorato bene negli ultimi anni. L'assessore Marchegiani si occupa poco delle questioni di Attiva. Tanto è vero che ha portato in aula un piano tariffario che neppure lei conosceva, quindi quella dell'assessore è evidentemente una difesa d'ufficio, ma come tutte le difese d'ufficio è assolutamente debole perché non supportata da fatti concreti. La gestione di Attiva di questi ultimi anni è una pessima gestione, la città è più sporca, la Tari è aumentata, i lavoratori sono in mezzo a una strada. Francamente non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro per dare un giudizio critico e quindi negativo su chi ha amministrato in questi anni la società. A San Vito Chietino proseguono gli appostamenti notturni per il telecontrollo dei cinghiali in paese. La polizia provinciale finora ne ha abbattuti 12. Ormai acclarato l'allarme cinghiali, il fenomeno si estende sempre più ai centri abitati, con i residenti preoccupati dalla presenza di decine di esemplari. Le immagini si riferiscono a San Vito, in un quartiere di recente costruzione, lungo via Raffaello Sanzio, che confina con una fitta macchia ricca di acqua, ideale per la proliferazione degli ungulati. Gli avvistamenti sono all'ordine del giorno, con adulti e piccoli che risalgono dalla scarpata, grufolano addirittura nei giardini, attraversano pista ciclabile
navigabile strade spesso purtroppo causano incidenti. Più segnalazioni hanno indotto l'amministrazione comunale a intervenire tramite la polizia provinciale. È stata così messa in atto la caccia di selezione. Dal mese di febbraio sono stati abbattuti sinora 12 cinghiali in selezione. Questo territorio ricade in un'area fortemente antropizzata, definita zona vocata, il cui confine per la maggior parte si estende alla riserva naturale regionale denominata Grotta delle Farfalle, una riserva che costituisce un serbatoio naturale di cinghiali. Il risultato è che quote considerevoli degli ungulati effettuano per alimentazione notturna continui spostamenti verso comprensori agricoli non distanti. Questa abitudine comporta l'attraversamento di strade importanti come la strada statale 16 Adriatica, la strada provinciale 84, con conseguenti rischi per la circolazione stradale. Questa riserva naturale regionale è stata istituita nel 2007 e non è stata mai gestita. Quindi non esiste un ente gestore unico deputato ad attivare piani di contenimento all'interno della stessa. Nei prossimi giorni, in supporto alle azioni di contenimento della caccia di selezione, che si sono rilevate incompatibili con le abitudini dei numerosi cinghiali presenti nella zona, la Polizia Provinciale di Chieti interverrà con la tecnica dell'abbattimento all'aspetto in orario diurno e notturno, anche con l'ausilio di sorgenti luminose. Sono iniziati ieri a Pescara i lavori ACA su Corso Vittorio Emanuele, che poi fra 10 giorni riaprirà con il doppio senso di marcia. Qualche disagio per il traffico in centro città. Partiti ieri i lavori su Corso Vittorio Emanuele, lavori che proseguiranno per qualche giorno. Siamo proprio sul cantiere, vice sindaco Blasioli, qual è la situazione? Qualche disagio per i cittadini, però si va avanti. La situazione è positiva, per come ci aspettavamo insomma il blocco di un'arteria importante come Corso Vittorio Emanuele, dobbiamo dire che non abbiamo avvertito alcun disagio, la città ha risposto bene, ha scelto vie alternative, è uscita 10 minuti prima la mattina così come avevamo chiesto. Devo dire che la situazione è abbastanza tranquilla, oggi è il secondo giorno, quindi poi la città si abitua anche a questa situazione. Nel frattempo l'ACA sta lavorando a questa condotta di 700 mm di diametro, ha già individuato la perdita, dovrà adesso inserire la camicia, ma per farlo sta rompendo i muretti laterali di questa condotta e in giornata io credo che insomma la camicia potrà essere montata. Domani verranno rimontati i muretti laterali che sono a protezione della condotta, insomma io credo che il termine che abbiamo dato, cioè quello di sabato, potrà essere ampiamente rispettato se le condizioni atmosferiche ci consentiranno di lavorare così come stiamo lavorando in questo momento. Dalla prossima settimana Corso Vittorio Emanuele tornerà a doppia corsia. Intanto diciamo che stiamo preparando l'ordinanza, è in scrittura proprio questa mattina, poi occorrerà reinserire un pochino di segnaletica orizzontale perché come sapete Corso Vittorio Emanuele, oltre a riaprire a doppio senso di circolazione, cambierà anche il giorno di chiusura, nel senso che sarà chiusa e sarà isola pedonale in questo tratto dove ci troviamo adesso soltanto nella giornata di domenica, quindi dovranno essere cambiati un pochino di segnali, ma un po' di pazienza, se non è lunedì, insomma i primi giorni della prossima settimana sicuramente il doppio senso di circolazione verrà ripristinato su questa arteria importante della città. Torniamo all'Aquila, toccanti le testimonianze di due fotografi sulla Siria, sui migranti, sul Medio Oriente, nel festival del reportage giornalistico in corso appunto nel capoluogo abruzzese. Vediamo. I lavori fotografici di Danilo Balducci, aquilano, e di Laura Aggio in mostra all'Aquila Film Festival, in particolare nel Festival del Reportage Giornalistico e del Cinema Documentario in corso a Palazzetto dei Nobili. Un dibattito interessante è scaturito dai racconti dei due fotografi. Danilo Balducci ha presentato all'Aquila il suo ultimo lavoro, ha parlato attraverso l'occhio della macchina fotografica dei migranti dalla rotta balcanica a Barcellona e anche del Medio Oriente. Beh, sicuramente un'esperienza forte, stare a contatto per 3 anni con le migrazioni, diciamo che sposta un pochettino il metro di misura dei problemi, nel senso che vedi cose comunque molto forti che ti portano poi anche a un accrescimento dal punto di vista di valutazione delle problematiche normali che noi abbiamo. Un racconto fotografico di dolore e riflessione, anche quello di Laura Aggio, un lavoro sulle spose bambine costrette a sposarsi in tenera età, ha parlato di Siria e Libia e anche quello dei bambini lavoratori. Dal punto di vista umano sono esperienze che non ti lasciano mai, racconta la fotografa alla platea aquilana. Allora sicuramente il lavoro sulle spose bambine è stato quello che mi ha segnato di più,
mi ha segnato di più perché forse mi sono anche più immedesimata nelle loro storie, ho avuto modo di rivederle col tempo, quindi di ritornare da loro, di parlare con loro. Mi è rimasto in mente una ragazza che aveva già due figli, aveva 13 anni, aveva già due figli, e nel parlare ho cercato di metterla in contatto con un'organizzazione e con dei medici per dirle: guarda, puoi evitare di, perché lei non voleva più avere figli, perché viveva in una situazione ovviamente di forte svantaggio essendo profuga, e quando sono tornata mi ha detto di averlo fatto, e quindi questo, infatti aveva ancora solo due figli, e questo per me è stato importante in qualche modo. E allo stesso modo un'altra bambina, si chiama Islam, aveva 11 anni e il padre non c'aveva più, il nonno aveva deciso di darla in sposa e ha cercato di seguirmi tutto quanto. Lei voleva fare la giornalista da grande e ha deciso di, si è messa contro, questo me l'ha raccontato la madre, si è messa contro il nonno e con l'aiuto della mamma non l'hanno mai data in sposa, quindi ha potuto continuare a studiare. Certo, non so attualmente, spero di riuscire a tornare il prossimo mese in teoria in Libano, quindi di ritrovare le mie bambine. Questo anche, ovviamente anche il lavoro sui bambini lavoratori è stato un lavoro estremamente forte, estremamente straziante, parlare con loro, vederli piangere, non darsi una ragione per quello che stava succedendo. Poi i bambini forse sono i più puliti, no, su questo, quindi sicuramente è stato abbastanza forte per me a livello emotivo. A Lanciano la Caritas diocesana apre la bottega della solidarietà con un laboratorio del riciclo creativo. Vediamo il servizio. Apre nel quartiere storico di Lanciano Vecchio la bottega della solidarietà della Caritas diocesana, realizzata con i fondi dell'8x1000, un vero e proprio angolo del riciclo creativo tra vestiti dismessi e riportati a nuova vita e capi di abbigliamento mai usati e donati. I problemi sono tanti e noi ci siamo sostituiti allo Stato, confessa Don Franco Donofrio, delegato regionale Caritas, che punta il dito contro la politica rea di fare tagli ai diritti conquistati dai nostri padri, a cominciare dal diritto alla salute. Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, i vari tagli fatti dai vari governi, sia a livello nazionale che a livello regionale, hanno fatto sì che quelli che erano le grandi conquiste fatte dalle generazioni prima di noi, una sanità pubblica, un'istruzione pubblica, una casa per tutti, praticamente sono venuti meno, perché oggi lo stato attuale è che la sanità diventa sempre più privatizzata e solo chi riesce a poter pagare può permettersi una cura e la salute. Per il progetto di solidarietà il Comune di Lanciano ha messo a disposizione i locali del centro storico, oltre al contributo annuale di 5.000 euro e altri 5.000 euro per le utenze della stazione alimentare. Il sindaco Mario Pupillo. Oltre alla cifra, quello che ci interessa è che veramente con la Caritas e l'Arcidiocesi abbiamo un rapporto continuo per affrontare quelle che sono le problematiche di questo periodo, della solidarietà, della sofferenza, della fragilità di una fascia di popolazione a cui noi rivolgiamo la nostra attenzione attraverso la Caritas. La bottega è aperta a tutti, tutti possono essere protagonisti. I commercianti che hanno l'invenduto di magazzino e per loro anche un peso fiscale possono donare alla Caritas attraverso, appunto, cioè una procedura fiscale, attraverso una fattura a omaggio, e quei beni invenduti poi rivengono rimessi, rimodulati e ripresentati in modo diverso. Ma anche il libero cittadino, chiunque può donare un vestito, un oggetto, qualcosina. Ed ora apriamo la pagina dello sport con il Pescara che oggi riprende gli allenamenti in vista della gara con la capolista Empoli di domenica prossima alle ore 15 all'Adriatico Cornacchia. Pescara che sarà privo di Valzania e Capone, che sono stati convocati e saranno impegnati con le nazionali Under 21 e Under 20 rispettivamente. Anche nell'Empoli ci saranno delle assenze causa nazionali, non giocheranno Zaic e Benasser. Intanto il pari di Avellino ha in parte rinfrancato l'ambiente biancazzurro, anche se l'autore del gol dell'1-2, ovvero Leonardo Mancuso, non nasconde una punta di amarezza per la vittoria sfumata nel finale.
Sì, nelle partite precedenti, come hai detto tu, c'era sempre stato un pizzico, un po' di imprecisione mia, un po' di sfortuna. Oggi è stato bravissimo Luca Valzania a servirmi quella palla che era solo da spingere dentro, io a farmi trovare nel posto giusto. Peccato perché il gol poteva essere un gol pesante da 3 punti e invece ce ne ha consegnato solo uno. 2 punti persi? Questo è un po' difficile da stabilirlo, se sono persi o uno, se sono persi o no. È un campo sicuramente difficilissimo e come hai detto tu credo che la squadra abbia fatto un'ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista della voglia, ci abbiamo messo veramente, veramente l'anima in questa partita. Chiaramente potevamo portare a casa il bottino pieno, non è stato così, ripeto, perché comunque questo è un campo difficile, però ripartiamo dalla prestazione, credo sia stata ottima. Una prestazione importante, una risposta importante dopo le 2 sconfitte con Parma e Carpi, e anche l'attacco è tornato a farsi sentire, a farsi vedere dopo un periodo in cui avevate avuto grande difficoltà a mettere la palla nella porta avversaria. Ripeto, la prestazione c'è stata soprattutto dal punto di vista della voglia, credo che la squadra veramente ha dato tutto, ha lottato su tutti i palloni. Davanti con Stefano mi sono sempre trovato bene a giocare, quindi. Ti trovi meglio con questo modulo? Ma non lo so, perché in questo momento oggi sì, sicuramente è andata bene così a 2, ma io ho sempre giocato in un attacco a 3, quindi non credo sia la posizione. Chiaramente giocando così a 2 riesco a svariare ovviamente su tutto il fronte d'attacco e questo mi piace molto. Senti Mancuso, non è il tuo primo gol in maglia bianca-azzurra, però visto il momento particolare c'è una dedica? No, non ho una dedica particolare, era un gol che ci tenevo perché poteva portarci, ripeto, dei 3 punti che erano 3 punti veramente importanti per noi. Non è andata così, però sono comunque contento del mio gol. Non è arrivata la vittoria, ma questa prova, questo Pescara può fare il risultato domenica con l'Empoli, sei d'accordo? No, si può fare il risultato con tutti, l'importante è metterci appunto la voglia di fare il risultato e secondo me possiamo giocarcela anche con l'Empoli. Epifani deve scegliere gli 11 giocatori che abbiano maggiore personalità e carattere e adottare il modulo migliore per esaltarne le caratteristiche. È la ricetta dell'ex tecnico del Pescara Franco Oddo, intervenuto ieri sera nella trasmissione replay di Enrico Rocchi, durante la quale si è anche soffermato sulle qualità e le attitudini di Gaston Brugman. Vediamo. Io penso che lui si sta rendendo conto che la cosa principale, importantissima, come ha detto anche giustamente Totò, è quella di individuare subito i giocatori di carattere, ma soprattutto non tanto di carattere, di personalità, perché in un momento così difficile è importante che tu metti in campo giocatori di personalità. Personalità che significa? Quando un giocatore ha personalità non ha paura di sbagliare in campo, osa anche le giocate che non deve osare, gioca tranquillo in campo perché si sente sicuro di sé. Quindi la cosa principale è quella, scegliere i giocatori con personalità. In base a questo, individuato gli 11 giocatori che devono giocare, poi costruisci un modulo su quegli 11 giocatori, quindi secondo le caratteristiche e questo principali. Il modulo non è poi la cosa principale importantissima, è importante i concetti che l'allenatore dà, quindi non so, i concetti sono quelli per esempio di spazio e di tempo, il calcio è spazio e tempo. Per quanto riguarda il mestiere dell'allenatore ci vogliono 3 cose, conoscere, comunicare e convincere, se una delle 3 cose non c'è non va. Ma tecnicamente non si discute Brugman, cioè con i piedi fa delle cose sicuramente da Serie A. A mio parere io ho una visione un po' particolare di Brugman, nel senso che ritengo che sia un giocatore che per ambire a giocare in Serie A dovrebbe migliorare molto sotto il profilo dell'interdizione, sotto il profilo, cioè deve essere più completo come giocatore, più continuo nel corso dei 90 minuti e più presente nella partita, nel senso che un giocatore che fa delle cose buone e poi però magari nella posizione dove dovrebbe stare non ci sta. Però ritieni che la posizione ideale per lui sia quello di vertice basso? In B lo può fare tranquillamente, in A con queste caratteristiche, con quello che gli manca secondo me in questo momento, no, non lo può fare.
E ora la Serie C, domani turno infrasettimanale di campionato per il Teramo che allo stadio Druso di Bolzano affronta il Sud Tirol. Impegno complicato sulla carta per l'11 di Paladini che potrebbe proporre l'ex della gara Tulli nel ruolo di trequartista alle spalle di Gondò e Bacio Terracino. Squadra partita questa mattina alla volta dell'Alto Adige, fischio d'inizio domani alle 16:30 con la direzione di Stefano Lorenzini di Castelfranco Veneto. Jacopo Forcella. Il Teramo torna a giocare in trasferta e questa paradossalmente è una buona notizia. Il diavolo lontano dal Bonolis infatti si esprime in maniera migliore di quanto non faccia dinanzi al proprio pubblico. I due 0-0 consecutivi contro Sant'Arcangelo e Albino Leffe tengono i biancorossi in linea di galleggiamento al terzultimo posto in classifica, ma impediscono ancora una volta il salto di qualità. E se il Teramo in questo momento si trova fuori dal play-out, lo deve sostanzialmente alla blitz di Padova di ormai 17 giorni fa. Furono quei tre punti infatti a dare un piccolo slancio fuori dalla zona spareggi salvezza, non certo i due pareggi striminziti presi in casa senza creare nemmeno i presupposti fondamentali per vincere. Domani contro il Sud Tirol sarà una gara complicatissima perché gli altoatesini sono 11 punti più avanti in classifica del diavolo, perché hanno appena regolato il Vicenza in trasferta e perché la squadra di Zanetti, assurdità del calendario, avrà due giorni in più di riposo visto che ha assolto l'impegno di campionato addirittura venerdì sera. In casa Teramo invece l'unico indisponibile Panico, che da giovedì torna col gruppo. Palladini prepara le contromisure con l'ex della gara Giacomo Tulli, positivo domenica contro l'Albino Leffe, che potrebbe essere l'uomo tra le linee di un 3-4-1-2 che prevederà Gondò e Bacio Terracino davanti al numero 11. Non riusciamo a fare gol, porca miseria, però c'è di buono che dai, almeno non prendiamo gol per adesso e dobbiamo migliorare, manca poco e dobbiamo cercare di migliorare da qui fino alla fine, di fare il meglio possibile. Per fortuna, vedendo gli altri risultati, credo che ci è andato anche bene, tranne Ravenna mi sembra. Dobbiamo concentrarci su di noi, dobbiamo fare sicuramente meglio. Dobbiamo, secondo me, giocare di più la palla da dietro in tante situazioni, però purtroppo ormai ci siamo, dobbiamo far meglio possibile. Anche vittorie sporche, diciamo, ecco, non per forza un bel gioco. Un giocatore come me non può, cioè, non aver ancora fatto gol, quindi dobbiamo migliorare tutti come squadra, perché poi il gol è una conseguenza. In difesa, Caidi e Speranza sono sicuri, con Milillo che potrebbe tornare dal primo minuto e Amadio e Ilari nella zona centrale del campo, con ai lati Ventola a sinistra e Sales a destra. A grandi linee, insomma, una riedizione dell'11 che ad inizio marzo vinse allo stadio Euganeo contro la prima in classifica, dando quell'entusiasmo che due segni X consecutivi sembrano aver smorzato. E l'argomento Teramo sarà approfondito questa sera alle ore 21 nel corso della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella. Il nostro notiziario torna invece con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.